Eccoci su Underworld Ascendant. Dai, Ah, sono arrivato a un buon punto. Buon punto perché ho scoperto, a parte buone magie e buone abilità, abilità ce n'ho pochissime, però ho sbloccato tante magie con le pietre runiche. E adesso sono arrivato a fare una missione, chiave abissale delle Rebus Superiore. Devo trovare la regione delle rovine di Gvern. Andiamo a cercarle. Allora, la mappa. Noi siamo al puntino rosso, dobbiamo andare in questa zona che vi faccio vedere, questa, le rovine di Gnerv. Andiamo a vedere se ci possiamo andare. Ma in pratica, da quello che ho capito, questo gioco è veramente un casino. Per salvare c'è tipo delle specie di falò, come ho fatto a vedere nel primo video, c'è una specie di pianta, questa pianta è... questa è una trappola, avete visto? L'ho levato qui e sono usciti tutti gli spunzoni. Non lo sapevo. E quindi mettiamo questa pianta. Oh, anche queste sono trappole, cazzo. A parte che sono irriconoscibili, cioè, come vedete, che trappole di merda sono, cioè, non si vedono neanche. Quindi guardiamo un po' la direzione, devo andare di qua dove vado, di qua. No. Andiamo in questa direzione. Quindi dicevo, dobbiamo trovare dei pezzi di terra, quindi sono dei quadratini di terra. E noi ci mettiamo dentro il seme e ci nasce la pianta e nasciamo di lì quando moriamo. Mettere sto picchio di becchi. Combattimento tranqui perché le armi che ho fanno schifo, poi si rompono. I nemici mi ammazzano con due colpi. Vieni qua, vieni. E le frecce non so perché. No, cioè, le tiro le frecce, le tiro, ma no, non uccidono nemici, anzi, li trapassano e basta, quindi non succede un cazzo. Merda, mi ha avvelenato. Ok, l'ha fatto fuori. Guardiamo un po', forse devo passare da questa parte. Sì, qui c'ho già preso il baule, quindi è questo. Tanto mi devo curare. Come gioco non mi sembra male, a voi come mi sembra? Se avete visto il primo video, fatemi sapere se vi può piacere il gioco o se anche voi ve lo comprate così mi aiutate anche me perché anch'io non ci capisco niente. Ho visto su YouTube ci sono solamente io che ho fatto video in tutto il mondo. Ci sono tre video caricati ma non fanno vedere un cazzo, sono proprio, non sanno nemmeno giocare. Quindi scrivetevi voi in un commento se anche voi comprate il gioco, così mi aiutate, magari se avete PS4 e mi aggiungete così si fa un party e giochiamo insieme, anche se è in singolo. Questo che cos'è? Distrutto? Poi vabbè, fa schifo. Oh, un altro mostro, ma vai via, vai. Ma beccati. Pezzi, no, e poi c'è tutto questo fumo dintorno, non ci vedo. Dove è andata a finire? Di sotto. Penso sia andata a finire di sotto. Quindi passiamo da questa parte. Facciamo l'angolo segreto e poi puff. Perfetto. Questa è la direzione. La luce ce l'ho, non è che senza luce sto giorno non è che non ci si vede. È che se ci metti l'arma non ti può mettere la luce. Per il momento non ho trovato altro. Oh, qui c'è un nemico, vai a cagare. Ok, allora, qui sta una trappola, ce la sta attenti. Ci stiamo avvicinando alle rovine. Ok, quindi devo trovare una chiave. Troviamo questa chiave. Oh, questo è un nemico, eh. Se se ne accorge, è un albero in pratica che distrugge tutto quello che si trova intorno a lui. Quindi ce la sta attenti. Allora, intanto speriamo di poter mettere un mini salvataggio qui da qualche parte, ma ci credo poco. La terra qui non la vedo da molte parti. Non so se questa è terra. Ah sì, posso piantarlo qui, perfetto. L'importante è che ci sia terra, c'è scritto, quindi quella è terra. Allora va bene lì la rinascita. Quindi cerchiamo un po'.
questo è un mostro, vaffanculo via. Ho trovato un'arma molto più forte della mia, forse. Proviamola subito. Eccola, questa è nuova di arma. Nuova arma, anche se si vede poco, però è nuova.
Eccoci trova. Ecco, finalmente ho trovato la chiave e deve aver completato la missione. Speriamo di aver completata. Ok, obiettivo attuale, torna al campo. Devo tornare al campo, allora. Torniamo tutto indietro. Fammi un po' vedere. Palù delle ombre, penso di tornare qui. Obiettivo attuale, torna al campo, non lo so. Adesso le rovine. E penso proprio di sì. Ok, stiamo tornando indietro. Boh, qui c'è la trappola, porca trappola, qui mi leva le gambe. Chiave abissale dell'area superiore. Taglia secondaria fallita perché non dovevo uccidere nessuno, invece l'ho uccisi, quindi l'abbiamo fallita. Però, missione completata. Combattimento. Combat time, c'è scritto, più 2. Furtività, poi magia, ambiente. 2 monete d'argento conquistate. Varie tattiche per un premio versatilità. Vabbè, 2 monete, cioè ci faccio un cazzo, però. È immutato. Il cantatore dell'Apocalisse è immutato. Non so che cosa significa. Novità sono disponibili per l'acquisto nel memorandum. Quindi una cosa utile è cercare di rompere quasi tutti i vasi perché dentro possiamo trovare oggetti utili. Vabbè, questo logoro palo fa schifo. Lì c'è un nemico. Vai a casa. Uff. Bang. Gli tiro questa leva. Non lo so. Ah, si apre la porta, perfetto. Oh, qui c'è un baule, prendiamo tutto. Una spada che si rompono, prendiamola, al massimo la metto dentro il baule. Qui sono a posto. Qui è chiusa. Ah no, aperta. Ok, quindi avendo consegnato quella chiave. Cioè, avendo preso la chiave e finito la missione, ci ha sbloccato al nostro ritorno questa tabellone qui. In pratica qui ci sono gli incarichi delle fazioni, sono 3 fazioni. Ogni fazione è diversa, qui si vede malissimo, ma sono segni diversi, simboli diversi. Vedete, questo ha una testa con 2 occhi, questa è una maschera e questa è un'altra maschera, ma si vede veramente, veramente male. Comunque, qua sotto si vede un po' meglio, vedete i simboli. Queste sono diverse fazioni e dobbiamo completare le loro missioni. Qui è sparito quello che ci dava le missioni, è sparito anche il portale. Quindi penso che adesso devo completare le missioni e sono a posto. Quindi ragazzi, fatemi sapere con un commento se il gioco vi può interessare. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e ci sentiamo alla prossima. Dai!